È stata tanto tumultuosa la sua opera educativa e formativa che la sua scuola e l'ex dirigente scolastico Vito Pirruccio, a distanza di anni, vuole ricordare l'opera dell'insegnante Tecla Giannini, parte inseparabile della scuola Michele Bello. Il suo essere maestra ha significato in ogni momento essere al passo con il cambiamento e le sue sfide. Prima di dire chi era Tecla, diciamo che cosa ricordiamo stasera. Lo facciamo attraverso le poesie del marito di Tecla Giannini, di Luigi Amato, che dedica nel giardino di Tecla, questo è l'ambiente che lei tanto amava, dedica un ricordo, naturalmente un ricordo appassionato e d'amore. Ma ricordare Tecla Giannini significa ricordare una maestra innovativa per eccellenza, che l'ha conosciuta. Io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare, ha lavorato insieme a me parecchi anni. L'ho sempre classificata come un'insegnante che non stava mai assolutamente ferma, aveva sempre un'idea da proporre e non solo, era innovativa nella didattica, sapeva coinvolgere, era originale peraltro, non aveva un modello da seguire, ma era il suo modello, ed il suo modello era fatto in modo tale che l'alunno si sentisse protagonista attraverso qualsiasi attività che veniva proposta. Peraltro era innovatrice perché ha introdotto nella scuola, almeno nella scuola che io guidavo e che lei, dentro la quale lei ha speso gran parte della sua attività professionale, ha introdotto la didattica innovativa del computer. Ricordo per esempio uno degli ultimi lavori che ha lasciato, che era il cosiddetto progetto e-twinning. E-twinning significa gemellaggi con l'estero. Ebbene, noi riuscivamo a fare un lavoro di comunicazione con altre scuole innovative del resto dell'Europa e anche fuori dell'Europa. Ad esempio facevamo dei lavori insieme alla Turchia applicando il metodo della comunicazione mediatica attuale e il traduttore che praticamente completava l'attività linguistica che veniva svolta in classe. E noi siamo stati come scuola, noi come scuola sidernese della Michele Bello, dove lei ha lavorato per tantissimi anni, siamo stati una scuola e-twinning scelta, anche vincitrice di un progetto realizzato proprio da Tecla Giannini. Di Tecla potremmo parlare, ma parla la sua opera di insegnante che ha lasciato ai posteri. Un ricordo dell'opera, della donna, dell'insegnante celebrato a Palazzo Amato dal marito Luigi, al quale non rimane il ricordo misto al dolore di non poterla avere più come dinamica compagna di vita. Una presenza indelebile scritta nel cuore e nella mente dei suoi allievi, delle loro famiglie, dei docenti e di tutti i colleghi che l'hanno amata e seguita e sostenuta e incoraggiata. Lei era una donna molto attiva. Usava la parola, il buonsenso, l'educazione per comunicare con i suoi alunni. Cioè lei la cultura la trasmetteva con amore. Io la ricordo ora con immenso dolore perché è stata una donna, una compagna di vita eccezionale. E altri modi Non trovo, se non la parola, definiamo la poesia, pure la poesia, il miglior modo per raccontare dell'amore, come infatti il titolo del mio libro che pubblicherò non poteva essere che Lettere d'amore per Tecla. Tecla, nome di origine greca, Gloria di Dio, è un nome che proprio sta a pennello. Effettivamente mia moglie è stata una gloria, una grandissima personalità che ha dato con affetto e amore a tutti quelli che le conosceva ed è stata ricambiata. Purtroppo lei vivrà, mi auguro, in un'altra dimensione, mi auguro, se vivrà in questa nuova dimensione, un giorno di trovarla. Sarà per noi amore eterno.